Rogo Teresa Moda, 10 anni dopo, le due titolari condannate sono ancora in Cina, al bilancio del piano lavoro sicuro. Aperto lo sportello della regione per aiutare le imprese nella ricognizione dei danni causati dall'alluvione. Dopo i danni la rinascita, ad un mese esatto dall'alluvione, l'anificio della Val di Bisenzio diventa teatro di uno spettacolo. Le riviste delle Pagliette del Buzzi in onda la domenica sera su TV Prato, a fine febbraio il debutto della nuova edizione. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. 10 anni fa la tragedia della Teresa Moda, l'incendio nella fabbrica dove morirono 7 operai cinesi. In occasione dell'anniversario al Pecci è stato fatto un bilancio del piano lavoro sicuro. Sul fronte giudiziario sono ancora in Cina le due imprenditrici condannate dalla Cassazione ad oltre 6 anni di carcere. Sul loro eventuale rientro in Italia per espiare la pena è intervenuto il console generale cinese. Sentiamo. Il piano lavoro sicuro, avviato nel 2014 con l'assunzione di 70 tecnici ispettori ASL da parte della regione, ha portato ad un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle fabbriche. In 9 anni sono state ispezionate oltre 11.000 aziende a Prato e provincia, in gran parte cinesi, nelle quali il trend di regolarità è cresciuto dall'iniziale 20% all'attuale 63%. In questi anni la regione ha autofinanziato il progetto riscuotendo sanzioni per quasi 26 milioni di euro. I controlli proseguiranno, pure se ridotti, 1 migliaio all'anno, nel prossimo biennio, quando più che alla matrice etnica si mirerà all'indice di rischio infortuni. I dati che dimostrano come ci sia stato un netto miglioramento, e un po' tutte le fattispecie più critiche che avevamo messo a base del nostro intervento per evitare che la tragedia potesse ripetersi hanno avuto una diminuzione formidabile. C'è però da dire che abbiamo constatato proprio negli ultimi tempi qualche piccola recrudescenza, in particolare sul tema dormitori. Dormitori in luoghi di lavoro, dormitori abusivi, che però hanno cambiato caratteristica perché oggi è difficile trovare il modello tradizionale, chiamiamolo così, del cartongesso e dell'oculo. Troviamo il divano letto o qualcosa di analogo, quindi situazioni che non vanno bene e che occorre contrastare. Quella tragedia che ha colpito donne e uomini e che colpì in maniera forte tutta la nostra comunità, quantomeno è servita a una reazione vera, a un percorso di legalità importante che i numeri sono lì a testimoniare. Non ci accontentiamo, non possiamo accontentarci, non possiamo esserci detti soddisfatti né lo diremo, dobbiamo continuare a lavorare sia dal punto di vista repressivo che dal punto di vista formativo, però diciamo quantomeno quel sacrificio non è stato vano. Alla cerimonia era presente anche il console generale aggiunto della Repubblica Popolare Cinese, che ha espresso la volontà di collaborare con le istituzioni di ogni livello per la sicurezza dei lavoratori e ha chiesto maggiore tutela per i furti e le rapine lamentate dai suoi connazionali residenti a Prato. Poi alla nostra domanda si è espresso sulla posizione delle due titolari di fatto della Teresa Moda, condannate dalla Cassazione rispettivamente ad 8 anni e 6 mesi e a 6 anni e 10 mesi di carcere per omicidio colposo. Le due imprenditrici non sono mai più rientrate dalla Cina, dove si erano rifugiate una volta riavuti i passaporti dal Tribunale di Prato e dal Tribunale del Riesame, prima che la sentenza nei loro confronti diventasse definitiva. Queste due persone sono in Cina, che cosa osta, che cosa blocca il ritorno in Italia affinché vadano in carcere? Secondo me tutti i concittadini cinesi residenti in Italia dovrebbero rispettare la legge e il regolamento locale. E per quanto riguarda la sua domanda concreta, magari non sono veramente chiaro, ma secondo me potremmo attraverso la comunicazione tra i dipartimenti giudiziari possiamo cercare di procedere alla risoluzione di questo problema. Oltre che sulla sicurezza, i controlli riguardano anche le condizioni di lavoro degli operai. Dal 2017 i tecnici ASL hanno seguito oltre 60 procedimenti nei confronti di imprenditori, quasi tutti cinesi, accusati di sfruttamento lavorativo.
In prima battuta il focus principale dei controlli era su dormitori abusivi e impianti elettrici non a norma. Dal 2017 presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL, in stretto contatto con la Procura di Prato, è cresciuto un gruppo specializzato di tecnici che collabora anche alle indagini contro lo sfruttamento lavorativo nel distretto dell'abbigliamento cinese. Nel mirino le condizioni indegne, dalle 12 alle 15 ore di lavoro al giorno, con pagamenti a cottimo o a forfè di 2 euro l'ora e falsi contratti part-time, che in una ditta riguardavano addirittura l'86% dei 34 addetti. A dare maggiori strumenti alle inchieste, dalla fine del 2016, è stata la riformulazione dell'articolo 603 bis del Codice Penale in materia di caporalato, che ha esteso la possibilità di contestare lo sfruttamento lavorativo nei confronti degli imprenditori, quasi sempre a capo di ditte individuali intestate a prestanome. Da allora il nucleo specializzato ASL ha seguito oltre 60 procedimenti penali, altri sono stati portati avanti dalle forze dell'ordine, con 85 indagati tra gestori occulti e stretti collaboratori. Le vittime avviate a tutela, compresa la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi speciali, sono state 90. Ma spesso è difficile avere la collaborazione degli operai sfruttati. Nel 67% dei casi preferiscono non raccontare le loro condizioni di vita. Quando si entra in una fabbrica dove vige il sistema di sfruttamento, che cosa si trova? Si trova reticenza, tanta paura iniziale degli stessi lavoratori, delle stesse vittime che hanno timore che una loro parola in più resa ai fini di giustizia possa però compromettere il loro futuro lavorativo, possa privarli di quella fonte economica che serve non solo al loro sostentamento ma anche magari a quella dei loro familiari che si trovano all'estero e che hanno dovuto anche corrispondere del denaro per finanziare il viaggio della speranza che hanno effettuato per venire qui a Prato a trovare un impiego lavorativo. Senza legalità non c'è progresso e non c'è neppure accoglienza, perché l'accoglienza e l'integrazione presuppone la condivisione dei medesimi valori, della sicurezza e della dignità dei lavoratori, altrimenti c'è un profitto che è frutto del calpestare completamente tutte le prerogative dei diritti dei lavoratori. A un mese dall'alluvione che ha colpito Prato e provincia è stato aperto un unico fascicolo per il decesso di 2 persone. L'inchiesta della Procura di Prato è aperta contro ignoti e ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno acquisito documenti in diversi uffici pubblici e in corso di conferimento l'incarico a un paio di ingegneri idraulici che dovranno redigere una perizia sulle possibili cause dei tanti allagamenti. L'acquisizione di documenti sarà utile per ricostruire quanto accaduto, per valutare quali azioni sono state messe in campo per prevenirlo, per verificare lo stato di manutenzione dei luoghi e capire se qualcosa è stato tralasciato o non è stato fatto a dovere. Aperto in città lo sportello della Regione per aiutare le imprese nella ricognizione dei danni causati dall'alluvione. Sarà attivo in via Galcianese all'ex CREAF dal lunedì al sabato. Sarà attivo fino al 31 dicembre lo sportello appena inaugurato all'interno di PAIR, all'ex CREAF in via Galcianese, destinato ad aiutare le imprese alluvionate nella gestione delle segnalazioni dei danni subiti. Ad allestire il servizio è la società partecipata della Regione Sviluppo Toscana, che fra Prato e Campi Bisenzio metterà a disposizione a rotazione 36 dipendenti, garantendo un'assistenza di persona online e da remoto. Lo sportello servirà a compilare la scheda necessaria per ogni futura richiesta di contributo post danni da alluvione. Qui verrà spiegato quali saranno le spese ammissibili per chiedere il rimborso e alla fine della procedura si lascerà l'attestazione della domanda presentata. Per usufruire del servizio bisognerà prenotarsi tramite il portale www.bandi.sviluppo.toscana.it/assistenzaemergenze. Saranno concessi 32 appuntamenti al giorno su un orario d'apertura che da lunedì al venerdì va dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18. Il sabato l'apertura è al mattino dalle 9 alle 13. Per spiegare queste cose, per dare la modulistica, per dare indicazioni, ecco l'esigenza di un'interfaccia, di non limitarsi al disco che al telefono ti dice come automaticamente fare o disfare, che spesso, soprattutto per le persone anziane, è un muro, non riesce a interloquire. Quindi nel tempo ci vorrà naturalmente da consolidare un canale di comunicazione. Noi da oggi ecco che montiamo
con Sviluppo Toscana. Lo sportello assicurerà anche assistenza telefonica nella compilazione della domanda o in alternativa via mail. In caso di quesiti semplici la risposta avverrà entro un'ora. Se le domande saranno più complesse, allora si garantisce una risposta entro 24 ore. Per dare forza alla domanda serviranno documentazioni fotografiche, perizie e relazioni tecniche dei danni subiti. Materiale non obbligatorio, ma consigliato per rafforzare il nesso di causalità. La società ha fatto di più, nel senso che ha messo a disposizione in un periodo anche importante dell'anno per la sua programmazione industriale la propria attività, ben 36 dipendenti che a turnazione si occuperanno di spiegare in carne ed ossa alle persone che verranno a nome delle imprese qui nello sportello in cui ci troviamo, ovvero al PAIR in via Galcianese 34, ma anche allo sportello presso il comune di Campi Bisenzio in piazza Dante 37, come si procede in questa ricognizione. Danni. Il questore ha disposto la chiusura per 7 giorni di un negozio di generi alimentari vicino alla stazione del Serraglio, frequentato abitualmente da nigeriani. In occasione di vari controlli della polizia sono emerse frequentazioni da parte di persone già note per reati di spaccio o contro la persona. Recentemente inoltre fuori dal locale si è verificata una violenta rissa che ha creato apprensione tra residenti e passanti. Per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica il questore ha pertanto deciso di sospendere la licenza ai gestori per una settimana. Nuova operazione della Polizia Provinciale relativa alla gestione abusiva di rifiuti condotta all'interno di un terreno in via Firenze, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'ispezione ha permesso di accertare la presenza di numerosi cumuli di rifiuti accatastati sul terreno, anche pericolosi. Una situazione che ha configurato un'attività di gestione illegale di rifiuti e di deposito illegale di rifiuti sul suolo. L'area è stata posta sotto sequestro penale preventivo e i responsabili, marito e moglie di nazionalità straniera, sono stati denunciati. Ultimo appuntamento del ciclo di incontri Don Milani a tutto tondo, organizzato da Arcantarte, Fondazione Opera Santa Rita e Diocesi di Prato in occasione del centenario della nascita di Don Milani. Nella chiesa di Santa Chiara il vescovo Giovanni Nerbini e l'onorevole Rosi Bindi si sono soffermati sul valore dell'insegnamento e della vita di Don Lorenzo Milani e come possono aiutarci nell'affrontare le sfide di oggi. Sentiamo. Una serie di iniziative per celebrare Don Milani. Che cosa significa anche l'Eccomi di Don Milani? È un Eccomi da una parte evocativo di una storia straordinaria, meravigliosa che ancora ci parla, ci racconta, dall'altra è anche un appello a ciascuno di noi perché quella chiamata che lui ha ricevuto e alla quale ha risposto è una chiamata che è anche per noi e alla quale ognuno deve essere capace di dire il proprio Eccomi, che poi comporta tutta una serie di scelte, una serie di operazioni che riguardano tutta la vita e che ci fanno capire come questa vita deve essere spesa non solo a servizio di Dio ma a servizio degli altri. Quanto è importante oggi più che mai far conoscere anche il messaggio di Don Milani? È soprattutto importante oggi nel quale la tentazione individualista è sempre così in agguato, no? Lui lo diceva, di fronte ai problemi uscirne insieme è la scelta democratica, è la scelta vincente e quindi questo esempio ci sta di fronte, ci invita sempre a rimettere insieme le forze per capire da una parte che cosa si deve fare, dall'altra come insieme i problemi si possono risolvere. L'attualità di Don Milani è legata al fatto che noi oggi non viviamo in un mondo pur col progresso che abbiamo avuto meno disuguale del tempo di Don Milani. Grandi disuguaglianze, esiste una grande povertà, in Italia una grande povertà educativa, abbandono scolastico, e forse dobbiamo riappropriarci della parola e delle parole in un mondo totalmente cambiato e quindi ricordare Don Milani significa ricordarci del grande valore della scuola e dell'educazione. È fondamentale far conoscere Don Milani con tutti la cultura, i valori, i legami, la capacità di costruire un percorso per gli ultimi sui quali lui ha puntato e ha passato tutta la vita. Veramente una ricchezza per il Santa Rita, una ricchezza per la città.
Ancora problemi agli impianti di riscaldamento delle scuole pratesi. Dopo il guasto che la scorsa settimana ha tenuto al freddo per 3 ore gli studenti del Copernico, stavolta tocca al Buzzi a causa di una perdita riscontrata nel sistema di riscaldamento dell'edificio scolastico che ha causato disagi per studenti e personale. La ditta incaricata dalla provincia ha già individuato la perdita. Lunedì mattina sarà allestito un cantiere. Nei successivi 2 giorni sarà poi ultimato l'intero lavoro con il completo ripristino dell'impianto di riscaldamento dello stabile. Risate a crepapelle su TV Prato. Da domenica 3 dicembre arrivano in prima serata le mitiche riviste del Buzzi, una selezione di show dagli anni 80 ad oggi. Sentiamo cosa ci aspetta in questo servizio. Benvenuti a questo nuovo ciclo di trasmissioni dove verranno mostrate tante riviste delle pagliette del Buzzi. Le riviste del Buzzi in onda su TV Prato. È una delle ultime novità del palinsesto dell'emittente cittadina che da domenica 3 dicembre per 12 settimane proporrà in prima serata alle ore 21 alcune delle più divertenti ed esilaranti performance dell'istituto. Titolo del format Una serata con le pagliette del Buzzi. Sarà l'occasione per vedere per la prima volta o rivedere gli show che hanno fatto la storia della goliardia pratese e riassaporare le parodie messe in scena dal Club delle Pagliette. L'appuntamento sarà settimanale, ad eccezione del 24 e 31 dicembre. La vigilia di Natale non è prevista la messa in onda, mentre la puntata del 31 slitterà al 1 gennaio, sempre alle ore 21, sul canale 75 del Digitale Terrestre o in streaming su tvprato.it. La selezione rende visibili gli spettacoli dagli anni 80 ad oggi, alcuni persino inediti per la TV. In attesa della nuova rivista del Buzzi, che sarà in scena dal 29 febbraio al 3 marzo 2024, sul palcoscenico del Teatro Politeama. Bocche cucite al momento su titolo e contenuti. Quest'anno c'è una gran voglia da parte nostra, ci si sta divertendo tanto, per cui spero che riusciremo a trasmettere questa allegria ai pratesi. Per cui godetevi quella in televisione, ma mi raccomando, dal 29 di febbraio vi si aspetta tutti al Politeama Pratese. Qualche anticipazione sul nuovo spettacolo? Non posso per ora dire più di tanto, però insomma sarà una mille e una notte a Prato, per cui insomma ci sarà delle belle musiche, ci sarà dei balletti particolari e tante risate come sempre. I biglietti della rivista 2024 potranno essere acquistati dall'8 dicembre al Politeama nei punti vendita Box Office Toscana e su Ticket One. Tornando al palinsesto di TV Prato, ogni show sarà preceduto da una piccola introduzione per entrare subito nella storia. TV Prato vuole rafforzare il rapporto con la città e con i telespettatori, commenta il direttore di rete Giancarlo Gisonni. Dare spazio in prima serata alle riviste significa offrire un servizio in più ai telespettatori nel solco della tradizione pratese e regalare momenti di spensieratezza e di divertimento al nostro pubblico. Inaugurata la Galleria d'Arte Moderna a Roma, la mostra La Poesia Ti Guarda, antologica dedicata al gruppo 70. La maggior parte delle opere in mostra proviene dalla collezione del pratese Carlo Palli. Ce ne parla Giacomo Cocchi. Il 24 maggio 1963 si apriva a Firenze, al Forte Belvedere, il convegno Arte e Comunicazione, che è considerato dagli studiosi l'atto ufficiale di fondazione del gruppo 70, un sodalizio artistico che si fece interprete in ambito italiano del movimento internazionale chiamato Poesia Visiva. A 60 anni da quell'evento, la Galleria d'Arte Moderna di Roma organizza una mostra omaggio per quegli artisti che ne hanno determinato la nascita. La maggior parte delle opere in esposizione provengono dall'archivio di Carlo Palli, riconosciuto come il maggior collezionista di questo gruppo. Quando nasce il gruppo 70 nel 1963, gli artisti muovono proprio una contestazione radicale alla società dei consumi e al linguaggio della comunicazione di massa. I prelievi di parole e immagini con cui compongono i loro collage provengono proprio dal lessico della comunicazione di massa e proprio utilizzando quegli stessi linguaggi gli artisti intendono contestare i miti, i riti, gli stereotipi e i cliché di quella società. È un messaggio che ancora ha molti punti di attualità, proprio perché ci troviamo ancora immersi in quella società e in molti di quegli stereotipi.
In occasione di questo anniversario viene allestito al GAM di Roma un omaggio ai principali esponenti del gruppo: Ketty La Rocca, Lamberto Pignotti, Roberto Malcuori e Michele Perfetti, mettendo in luce le diverse declinazioni estetiche e formali della poesia visiva. Accompagnano il percorso espositivo poesie sonore e cinepoesie, libri d'artista e documenti che illustrano in vario modo le premesse teoriche, le ragioni poetiche e gli esiti espressivi del gruppo 70. La mostra è visitabile fino al 5 maggio 2024. Rinascere dopo l'alluvione partendo dal teatro è quello che ha deciso di fare l'azienda Nuovo Rivera della Briglia, che domani sera, un mese dopo il dramma, accoglierà nei propri spazi pesantemente danneggiati lo spettacolo Rumori di telaio. A un mese esatto dalla drammatica notte del 2 novembre, torna in scena sabato 2 dicembre alle 21.30 lo spettacolo Rumori di telaio, allestito in una delle aziende della Val di Bisenzio che ha subito pesantissimi danni, il Nuovo Rivera della Briglia. Una sfida che segna la rinascita dalla devastazione, la testimonianza di come si possa sempre ripartire, ma con l'aiuto di tutti. L'impegno che avevo preso con l'assessore era un impegno precedente, l'alluvione. Un giorno, quando eravamo con il fango veramente ovunque, venne qui l'assessore e io gli dissi: Beatrice, il 2 dicembre faremo la presentazione, che mi ero impegnata a farlo. Tranquillo, ce la faremo. E così ce l'abbiamo fatta. È stata una ulteriore motivazione, anzi una motivazione in più a tutte le altre che ho avuto in questo mese. Non è banale riuscire a metterlo in scena qui, in questa fabbrica completamente devastata, che è riuscita nei giorni successivi con tanta volontà, con lo spirito pratese di rimboccarsi le mani e a ripartire. Siamo in piena attività, ci vorrà del tempo per tornare alla normale attività precedente, però c'è tanta voglia di ripartire. Lo spettacolo dà questo messaggio bello di una ripartenza. Lo spettacolo, incentrato sul tessile, sul mondo del lavoro e sull'integrazione, è già stato rappresentato al Teatro Magnolfi e alla Gualchiera di Coiano. Scritto da Piero Iagnello, diretto da Mike Ricci, con le letture sceniche di Daniela Bertini, e interpretato da Vincenzo Libone, Luisa D'Andrea, Gianna Capecchi e David Gonfiantini, ripercorre quattro periodi storici del tessile, seguendo le migrazioni delle persone, rappresentando le dinamiche socio-economiche connesse a ciascun periodo, ma soprattutto mostrando come ogni dinamica non è mai peculiare ad un gruppo sociale o a un periodo, ma si ripete ciclicamente. Si parte dagli Stati Uniti con due emigrati italiani, un uomo e una donna, e fa vedere, ripercorrendo in quattro fasi della storia, come certi meccanismi, certe storie, certe meccaniche si ripetono tutte le volte in maniera uguale, quindi lo sfruttamento, il bisogno di rincorrere il lavoro, tutte tematiche particolari. L'ingresso è libero, prenotazione obbligatoria per i posti a sedere su www.visitvalbisenzio.it. Lunedì alle 21 al terminale Cinema Casa del Cinema di Prato si terrà una serata dedicata alla figura dell'attrice pratese Clara Calamai. La serata, di ingresso gratuito, si aprirà con un estratto dello spettacolo teatrale di e con Maila Ermini dal titolo Contro Diva. A seguire Massimo Altomare eseguirà la canzone Clara, da lui dedicata all'attrice pratese. Infine è prevista la proiezione del cortometraggio Nec Tecum Nec Sine Te, diretto da Massimo Smurato. Devi sopportare un pochino, Clara, è per il tuo bene. Il dottore ha detto che... Lo so cosa ha detto il dottore. Nec Tecum Nec Sine Te è il cortometraggio che la scuola di cinema Anna Magnani ha dedicato alla diva del cinema degli anni 40 e 50, Clara Calamai. Clara è nata a Prato e per una parte della sua vita è vissuta a Prato. Lo ha scritto Ilaria Mavilla con Noemi Cusato nel ruolo di Clara Calamai. Il film racconta di una Clara Calamai a metà degli anni 30 bloccata in un busto ortopedico, chiusa nella sua stanza, travolta dalle dicerie suscitate dalla sua relazione con un esponente della Prato Bene, Riccardo Banci Buonamici. Questa situazione la porterà a una decisione tragica, ma il futuro da diva del cinema è alle porte.
Torna come ogni venerdì alle ore 21 la trasmissione Weekend Sport, curata e condotta da Massimiliano Masi, a cui cediamo la linea per le anticipazioni. Grazie per la linea. Subito dopo il TG alle 21 non perdetevi l'appuntamento con Weekend Sport, il retrocalco sportivo di TV Prato, per andarvi a presentare tutti gli appuntamenti sportivi in programma a Prato e provincia nel prossimo weekend. Questa sera approfondimenti riguardo il pattinaggio artistico. La primavera Prato è campione d'Italia, quindi avremo la nostra Matilde Gonfiantini che andrà quindi a cercare di capire i segreti di questa formazione che è arrivata sul tetto d'Italia. Insieme a me in studio il mio compagno di viaggio Luca Vannucci, che saluto, ciao. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. E insieme a Luca Vannucci questa sera parliamo di settore giovanile, quindi di calcio giovanile, insieme ad Andrea Maretto, che è responsabile Academy della C Prato. Buonasera. Buonasera Massimiliano, buonasera a tutti. E quindi l'appuntamento è anche per un focus sul calcio giovanile nella nostra città. L'appuntamento quindi è per le ore 21, subito dopo il TG, con Weekend Sport. Non cambiate canale, ti aspetto, a più tardi. Linea allo studio. Grazie a Massimiliano Masi e ai suoi ospiti per queste anticipazioni. Noi adesso diamo uno sguardo all'agenda con tutti gli eventi in città. Domani alle 21 al Teatro Politeama, Testimone d'accusa, spettacolo con Vanessa Gravina e Giulio Corso. Alle 21.15 al Teatro Fabbrichino, Mati Duo, concerto con Marco Cattarossi e Tittanesti per la rassegna Borsi Jazz. Alle 16 alla Biblioteca Lazzarini, premiazione del concorso per autori e illustratori, un prato di fiabe. Alle 17 al Teatro Fabbricone, Pierino e il Lupo, spettacolo per la rassegna Met Ragazzi. Alle 16.30 alla Biblioteca Roncioniana, presentazione del libro di Monica Tucci, La favola di Amantea. Alle 16 presso la sede UNUCI in piazza San Marco, conferenza UFO, i documenti riservati. Infine alle 16 in piazza del Comune, Natale a Prato, accensione delle luminarie e degli alberi di Natale nelle piazze. Termina qui questa edizione del nostro TG, non ci sono per il momento altri aggiornamenti, vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio LAM, a seguire appunto Weekend Sport. Il nostro TG torna domani alle 13.45. Grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci a tutti voi. Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato Allarmi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi con Pratopol. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Toscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai 20 anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Scania, la qualità del pulito. Una buona serata e bentrovati. Diamo uno sguardo al tempo previsto per il weekend, che vedrà appunto un weekend diviso a metà con la giornata di sabato perturbata, almeno inizialmente, lo possiamo vedere anche dalla grafica alle mie spalle che mostra il passaggio della perturbazione atteso nelle prime ore di sabato. È in arrivo aria più fredda dall'Europa continentale, mentre l'aria calda tenderà a spostarsi sul sud Italia e in generale sui paesi dell'est.
Per quanto riguarda appunto la giornata di sabato, in mattinata abbiamo indicato tempo perturbato con rovesci o temporali sparsi un po' su tutta la regione, forti venti di libeccio soprattutto sulla costa centrale con mare molto mosso o agitato, temperature stazionarie o in leggero calo. Nel pomeriggio avremo qualche schiarita lungo la costa, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi invece sulle zone interne, c'è anche spazio per un po' di neve, di debole nevicata sull'Appennino settentrionale. I venti continueranno ad essere molto forti, a tratti anche violenti sulla costa centrale, con mare fino ad agitate, temperature in calo. Poi la giornata di domenica invece vedrà schiarite via via più ampie con la rotazione dei venti dei quadranti settentrionali, però farà decisamente più freddo già in mattinata con temperature inferiori ai 5 gradi e nel pomeriggio non superiori ai 10 gradi. La settimana poi si aprirà con una giornata tempo stabile ma molto fredda in mattinata con gelate, diffuse gelate sulle zone interne. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto augurandovi una buona serata e un buon weekend.